Sciacca sì, ha fatto la partita domenica e ha fatto direi quello che mi aspettavo che lui facesse. È chiaro che se un giocatore ha possibilità di giocare con continuità trova anche mentalmente una condizione migliore. Però qui c'è anche concorrenza, quindi questo deve essere un allenamento anche per lui e anche per gli altri, per riuscire a trovare delle motivazioni importanti e riuscire a sfruttare al meglio il lavoro durante la settimana per presentarsi in condizioni ottimali. E non escludo che domani possa essere ancora della gara. Adesso ripeto, l'ultimo allenamento mi farà decidere in un senso o nell'altro, però già quello che lui ha fatto domenica per me è stato soddisfacente. Poi può sicuramente fare ancora meglio, perché ne hai mezzi, però è un buon inizio. E stasera andrete in ritiro oppure i giocatori saranno liberi? Stasera ci troveremo per cena e staremo a cena tutti quanti insieme, poi potremo andare a casa e ci troveremo domattina per l'allenamento. A proposito di stasera, che cosa ti aspetti da Arsenal Milan? Mi sembra di aver intuito che il Milan ha qualche difficoltà a livello di rosa, insomma, però stiamo parlando di una cosa importante. E quindi la cosa a volte mi fa anche un po' sorridere e credo che sia interessante perché l'Arsenal chiaramente deve ribaltare un risultato che sulla carta sembra quasi impossibile. E quindi credo che il Milan abbia tutte le condizioni ideali per far sì che anche quei giocatori che giocano meno possano veramente esprimersi e fare una partita di spessore. Sono curioso, credo che si dice tocchiamo ferro, no? Però credo che potrà venire fuori veramente una bella partita e mi auguro chiaramente per il Milan che passi il turno tranquillamente, magari facendo una prestazione con dei gol che è ancora lo spettacolo migliore. Solo proprio un flash è stato designato Rizzoli come arbitro, credo che dia garanzia a tutti, siamo al punto che se sbaglia lui c'è veramente da preoccuparsi. Io mi ricordo 2 o 3 anni fa quando ero commissario tecnico nazionale, c'era stato un raduno di arbitri a Coverciano e la prima cosa che ho chiesto e ho detto loro è scusatemi ma faccio fatica a volte a collegare il nome col viso, perché non è mai una cosa di cui io mi preoccupi l'arbitro, perché parto dal presupposto che è una pedina importante in un contesto importante e finisce lì, quindi io non avevo dubbi che se invece di essere questo arbitro fosse stato un altro avrebbe cercato di arbitrare in una maniera assolutamente perfetta e precisa e con grande professionalità, quindi che ci sia lui sono ben felice, però sarebbe stato lo stesso il mio atteggiamento con un altro. Arrivederci, buon pomeriggio.